Ciao ragazzi, immaginatevi questa scena. In una notte insonne, ormai stanchi di rigirarvi nel letto senza poter prendere sonno, decidete di farvi un giro su Twitter. Mentre buttate un'occhiata all'account del vostro canale televisivo preferito, ecco apparire una nuova pubblicazione, un video. Sono le 3 in punto e quando fate clic sul pulsante play, questo è quello che appare sotto i vostri occhi. Time for lunch, munch, munch. Time for a munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Munch, munch, crunch, crunch. Terrificante, vero? Soprattutto se considerate che il canale televisivo in questione è solito pubblicare sempre contenuti family friendly. Per intenderci, post adatti a tutti i tipi di pubblico. Allora, da dove viene quel video? Perché mai è finito lì? E chi ce l'ha messo? Ecco quindi gli agghiaccianti video delle 3 di notte di Canal 5. A dire il vero, il video che vi ho mostrato in apertura non è l'unico di questo tipo apparso sull'account di Canal 5. Ad intervalli irregolari ce ne sono stati altri simili, che sono stati pubblicati sul profilo del canale televisivo. Il comune denominatore fra gli stessi è quello di essere inquietanti e spaventosi. Ecco alcuni esempi per darvi un'idea. Hi, I'm Johnny Quasar. This is my robot dog, Goddard. Il modus operandi di queste pubblicazioni è sempre lo stesso. Sull'account Twitter di Canal 5, alle 3 in punto, viene caricato il video. Rimane visibile per 4 ore esatte, fino alle 7 del mattino, quando viene sistematicamente eliminato dalla piattaforma. La prima domanda che dovremmo farci è: da dove vengono questi video? Sono creati da Canal 5? La risposta è no. In effetti, basta una semplice analisi degli stessi per rendersi conto che vengono incontrati sui profili di altre reti sociali, per esempio su canali YouTube. Prendiamo come riferimento il primo video che vi ho mostrato. Quello che vediamo sullo schermo non è altro che l'immagine modificata di un attore, Michael Rosa, proprietario del canale YouTube Kids Poems and Stories with Michael Rosen. Storie e poesie per bambini con Michael. E la clip, in particolare, è la versione horror di una filastrocca per bambini, recitata da Michael in una delle puntate della sua serie. E questo video, modificato, è stato creato da una youtuber, Nana825763. Quindi, la pubblicazione sul profilo Twitter di Canal 5 è un video editato da lei. E tutti gli altri video vengono recuperati da altri canali YouTube che presentano contenuti simili a quelli di Nana. Risolto questo mistero, ne rimane però uno più grande, vale a dire chi pubblica quei video sul profilo Twitter del canale televisivo e per quale motivo. Ed è a questo punto che dobbiamo fare delle ipotesi. Intervento di un hacker. Partendo dal presupposto che un canale televisivo, la cui programmazione è per lo più familiare, non avrebbe ragione di pubblicare contenuti di quel tipo, in molti hanno proposto l'ipotesi che le pubblicazioni in questione siano opera di un hacker. Nessuno sa per quale motivo avrebbe preso di mira proprio Canal 5, ma si è pensato che i suoi video vogliano lanciare un messaggio o rappresentino un attacco al canale. Una teoria però che non sembra supportata da prove schiaccianti e che al giorno d'oggi, grazie all'alto livello di sicurezza di account come quelli su Twitter o Facebook, appare poco verosimile. Tra l'altro, mancando un movente chiaro, l'ipotesi non sembra avere molto senso. Uno scherzo di cattivo gusto.
Se i video non vengono pubblicati da un hacker, devono essere per forza i community manager di Canal 5 a postarli su Twitter. Ma per quale motivo? Ebbene, per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare riferimento ad un elemento misterioso apparso all'interno di uno dei video delle tre di notte su Twitter. Un semplice nome, ma dal grande significato. Selene. Dal 2000 al 2008, Canal 5 trasmise ogni mattina un breve programma dal titolo Servizio alla comunità, servizio ai cittadini. In esso venivano mostrate le fotografie di tutte le persone scomparse in Messico, con una descrizione delle loro caratteristiche fisiche. Eccone un esempio. XHGC Canal 5, al servicio della comunità. Pedimos ayuda para localizar a Víctor Gama Tavera, de 20 años de edad. Se ignora su paradero desde el 28 de mayo del año 2000. Esteban Mendoza Juárez, de 24 años, se ignora su paradero desde el 29 de abril. Va en compañía del menor Víctor Daniel Mendoza Rodríguez. Cristian Vélez Zamudio. Va en compañía de los menores Erika Cecilia y Cristian Daniel Vélez Ávila. Cualquier informe a los teléfonos de Canal 5. Selene Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. Ed è quest'ultima ragazza quella che ci interessa ai fini della nostra analisi e che ci ricollega al nome trovato nel video. L'annuncio di persona scomparsa di Selene Delgado poteva apparire come quello di qualsiasi altra ragazza, ma venne pubblicato per 8 anni consecutivi da Canal 5, un tempo sospettosamente troppo lungo. Tra l'altro, la sua foto era di una qualità così scadente per quell'epoca da far pensare che potesse non essere reale. Gli spettatori, quindi, iniziarono a fare le loro ricerche, scoprendo che in tutto il tempo che l'annuncio era stato trasmesso, una ragazza di nome Selene Delgado non era mai stata dichiarata scomparsa. In seguito si pensò che l'immagine di Selene potesse essere stata elaborata da un computer e che quell'annuncio non fosse altro che uno scherzo. Certo, uno scherzo di cattivo gusto, visto che ruotava attorno alla scomparsa di una persona e veniva proposto subito dopo annunci reali di gente scomparsa. Quindi, se il nome Selene in quel video faceva riferimento allo scherzo di Selene Delgado, come non pensare che fosse un indizio per far capire che, a distanza di anni, Canal 5 non aveva perso quel gusto per il macabro. Una strategia pubblicitaria. E l'ultima ipotesi, quella più accreditata, è che i terrificanti video di Canal 5 facciano parte di un'elaborata strategia pubblicitaria, che ad essere sinceri è riuscita ad avere un grande successo. In effetti, sono stati molti canali YouTube a parlarne, anche da milioni di iscritti e visualizzazioni. Tra l'altro, in quest'ottica, potremmo pensare che anche il caso di Selene Delgado fosse un'azione di marketing, capace di puntare riflettori sul canale televisivo in quegli anni. Perché si sa, il mistero attira sempre ed è un qualcosa che paga, a costo di perdere un minimo di serietà o credibilità. Tra l'altro, l'ipotesi della strategia di marketing è stata suggerita anche da diversi magazine online e giornali che conoscono perfettamente i meccanismi del marketing virale. E il fatto che oggi abbia dedicato un video a questo caso la dice già lunga sulla sua efficacia. Personalmente, quindi, sono propenso a pensare che i video terrificanti di Canal 5 rappresentino un modo per farsi pubblicità, per far parlare di sé e creare un dibattito che, inevitabilmente, portano il canale sulla bocca di tutti. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con me che si tratti di marketing? O l'ipotesi dell'hacker e dello scherzo vi convincono maggiormente? Oppure vi siete fatti un'altra idea sul caso? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.